Buongiorno Cipollini, è un po' che voglio fare questo video. Voglio parlarvi di questo oggettino qui, dell'Instamic, un microfono, un registratore portatile piccolo, comodissimo, che abbiamo nel nostro arsenale da ormai un annetto circa, da quando è uscito per la prima volta. Non ricordo se era Kickstarter o qualcosa del genere. Però, nonostante sia migliorato con i vari aggiornamenti, ancora da esperto audio, quale mi ritengo, non. No, non ce la fa, è inutile, non ce la fa. Sigla. Partiamo dai pro. Ora ho dovuto fare un elenco delle cose perché ha tanti pro e un potenziale altissimo, però ha anche tanti difetti. Quindi ho dovuto fare un elenco perché voglio essere il più dettagliato possibile perché questo è un prodotto che merita di essere recensito come si deve. Allora, intanto partiamo dal fatto che è orgogliosamente realizzato da un italiano, un videomaker italiano o comunque italoamericano, ora non conoscendolo personalmente non sono sicuro, però è comunque a nome e cognome italiano e parla anche italiano, quindi deduco sia italiano. Così a fiuto. Andiamo avanti, parliamo dei pro. È piccolo. È estremamente piccolo, quindi è facilissimo da trasportare. C'è la possibilità di scegliere tre differenti clip, tre differenti holder, uno con il velcro, uno con il biadesivo e uno come quello che abbiamo scelto noi con la calamita, che rende veramente facilissimo l'installazione. Boom, fatto, installato. Tiene bene. Dal punto di vista del suo utilizzo, infatti, è concepito, lo si può vedere da come viene presentato sul sito, proprio per un uso estremo. E ora vedremo che questo non sempre, però, è una cosa positiva. Parliamo intanto di una cosa che sicuramente può interessare, che è molto economico. Infatti, è concepito per il videomaker indipendente, oltre che per il videomaker in una produzione, e questa è una cosa che ha suo vantaggio perché comunque la qualità audio di questo registratore è abbastanza buona, non è al top, ma è comunque di un buonissimo livello. Costa intorno alle 170 euro più o meno. È facilissimo da utilizzare, è intuitivo, l'app è fatta in modo tale da essere chiara. È definita bene, i settaggi sono al loro posto, c'è una sola pagina di settaggi per cui non si esce pazzi, è essenziale, è minimale e quindi va più che bene. Si collega subito via Bluetooth, però il discorso è questo, che purtroppo usando la tecnologia Bluetooth ci sono delle limitazioni, tipo in teoria dovrebbero essere 10 metri, ma è talmente tanto soggetto a interferenze che questi 10 metri si riducono in maniera vertiginosa in base all'ambiente in cui ci si trova. Altra cosa, se si utilizza per esempio in situazioni di streaming, perché si può streamare con questo cosino qui, e si utilizza per esempio in una live Facebook o Instagram o YouTube, si vogliono usare per altri supporti Bluetooth tipo le AirPods, si deve scegliere se cosa fare. Non si, non, no, 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 non si fa, non va. La cosa interessante però è che l'app, e qui viene incontro anche il fatto che costa poco, l'app può gestire fino a 10 di questi contemporaneamente. Quindi se si vogliono utilizzare per registrare in multitraccia, si possono usare diversi Instamic e gestirli attraverso un solo smartphone. Una cosa che lo rende comunque appetibile anche per delle produzioni a medio e alto budget è la possibilità, attraverso l'utilizzo del Tentacle Sync, che costa circa 250 euro, quindi anche lì non è una spesa assolutamente infattibile per chi fa questo lavoro, quindi per chi lo usa a livello professionale, e quindi permette di utilizzare il timecode e quindi di poter lavorare con anche macchine cinematografiche attraverso appunto il Tentacle Sync. Può essere usato, lo abbiamo detto prima, per streamare sui social. L'operazione è da capire, non è semplicissima, cioè lo è in realtà, però comunque è un attimino tediosa. Però poi il fatto del Bluetooth che purtroppo va a impedirti di utilizzare ad esempio cuffie Bluetooth contemporaneamente,
ed è, può essere un problema se fai, se lo usi per esempio, lo vuoi usare per fare gaming, mi viene in mente. La clip magnetica, ora probabilmente questa cosa la fa anche con la clip a velcro, non lo so perché non ho la clip a velcro ma ho la clip magnetica, però il problema qual è? Che è, allora, non è pesantissimo, però è abbastanza pesante, è sbilanciato come peso, per cui nel momento in cui si attacca alla maglietta, la maglietta leggermente farà grinze, penzolerà leggermente, perché comunque pesa un paio d'etti sto coso, e quindi un paio d'etti appoggiato alla camicia, alla maglietta. Poi ovviamente se come me utilizzi una maglietta più larga per nascondere il fatto che sei ciccione, allora vabbè, è chiaro che ti penzolerà un po', e questo vuol dire anche un audio che non è mai costante, che l'autogain deve sempre sistemare la situazione, quindi è un po' un contro questo. Ha un dead cat dedicato, e questo è buono anche perché ha una forma veramente improponibile per un qualsiasi dead cat, per cui avere un dead cat piatto che vada a coprire tutta la superficie è sicuramente un plus, anche perché, ripeto, questo microfono, lo si può capire dal sito, da come è presentato sul sito, è particolarmente indicato anche per un utilizzo estremo. Ha diverse custodie che lo rendono impermeabile, è di diverso colore, quindi questo può essere un vantaggio, visto che comunque costano 15-16 euro circa l'una, poter averne tanti tipi, tanti colori, quindi poterlo abbinare per esempio in base a come è vestito il nostro intervistato, è un plus. Inoltre è in due colorazioni, sia nero che bianco, e qui, ahimè, i pro sono finiti. Passiamo ai contro. È spesso, è grasso, è ciccioso, e questo vuol dire una cosa sola: non si può nascondere. Sì, è vero, ha dei LED che potrebbero essere molto fastidiosi, però in realtà si possono spegnere, anche se è reattivo come mia nonna, questo coso, la buonanima. Però è comunque grosso. È come aver appeso un accendino sulla giacca dell'intervistato. Rendiamoci conto di questo. È come avere un piccolo accendino appeso qua. Infatti, il secondo contro, secondo me, è proprio quello di non avere concepito la possibilità di inserire un lavalier, di collegarci un lavalier, perché questo avrebbe sicuramente portato questo oggettino qui a un livello superiore, perché questo te lo metti in tasca, lo metti dove vuoi, ci colleghi un lavalier e con un, per esempio, un vampire clip lo nascondi nella cucitura della maglietta e non si vede, non si vede, mentre così sì. Cioè, tu immaginate di avere un accendino attaccato alla maglietta, questo è il livello di fastidio visivo che dà. Inoltre ha un grande problema, che anche questo legato alla vicinanza col corpo, surriscalda veramente tanto, da fusione del nocciolo. Si carica in un'ora, è una batteria molto piccola, ovviamente, perché comunque è piccolo, per cui più di 3 ore e mezza non dura, e in pochi minuti di carica già raggiunge delle temperature veramente fastidiose, anche perché poi qui c'è il metallo che si surriscalda e passa più facilmente, visto che comunque dall'altro lato della maglietta c'è un altro pezzo di una calamita, un altro pezzo comunque di materiale conduttore, e quindi proprio ti lascia la foto, ti fa male proprio dopo un po' che surriscalda, se è a contatto con la pelle diretto, se no no, però bisogna tenere in conto queste cose. Dicevamo, la batteria quindi dura massimo 3 ore e mezza, per carità, essendo piccola si ricarica velocemente. Ecco, avessero messo l'USB-C sarebbe stato ancora meglio, ma probabilmente proprio perché surriscalda troppo l'USB-C la ricarica sarebbe stata troppo veloce, e non escludo che abbia potuto creare dei problemi molto più gravi di overheating del sistema. Ma in ogni caso c'è un problema, che è quello dell'utilizzo in lunghe sessioni. Per esempio su un set dove si può stare anche 10 ore a lavorare, è veramente fastidioso dover togliere e aspettare un'ora che si ricarica questo coso. O in grossi eventi, in fiere per esempio, che si sta tutta una giornata, doverlo ricaricare più volte risulta essere comunque una cosa che lo rende poco utile per quel tipo di lavoro. Ha una memoria interna, altra pecca, non si può aggiungere, secondo me, non si può aggiungere una micro SD esterna, quindi non si può potenziare la quantità di spazio, che per carità va benissimo perché è 8 giga e quindi ha una capienza abbastanza buona anche quando si va a registrare alla fine un audio a 96 kHz, perché tra le cose positive è che questo cosino qua può arrivare fino a 96 kHz 24 bit, quindi comunque una qualità molto alta. Però in un grande evento in cui si è fuori per esempio per 2-3 giorni, in cui si fanno interviste o cose,
ti obbliga a doverti salvare i file, non per un discorso di backup, ma per un discorso di liberare la memoria. E questo quindi è un po' un difetto, lo metto tra i contro, perché mettere un lettorino SD qui sopra avrebbe fatto anche questo una grande, grande differenza. Passiamo adesso a qualcosa di ancora più tecnico che mi ha molto deluso di questo prodotto, che è il monitoring. L'Instamic può essere monitorato sull'app tramite il cellulare, però con un lag enorme, parliamoci chiaro, con un meter che è veramente impreciso e comunque lag, quindi comunque ingestibile. E soprattutto il monitoring dell'audio si può fare solo in pre-rec. Nel momento in cui si registra non ci si può collegare, non dico Bluetooth ovviamente perché la connessione Bluetooth è impegnata dal mic, ma non si può neanche collegare una cuffia sul telefonino e monitorare il telefonino. Quindi se si vuole monitorare quello che sta registrando, non lo si può fare, si va a fiducia. E bisogna fidarsi veramente tanto di questo oggettino qui, perché sì, lodevole il fatto che abbia un'autocalibrazione iniziale, però su una registrazione di 10 secondi, i primi 8, una volta premuto REC, non li ha registrati. Ne ha registrato solo gli ultimi 2 secondi, perché in base all'ambiente in cui si trova lui fa un'analisi del rumore ambientale, anche perché poi in automatico va a fare un po' di noise cancelling sul file che va a registrare. Questo vuol dire che ha una precalibrazione che non è definita esattamente, per cui quello che mi sento di dire è aspettare sempre almeno 10, anche 15 secondi prima di utilizzarlo, nel senso dal momento in cui prendiamo REC lasciamo 10-15 secondi di silenzio e poi acquisiamo l'audio che dobbiamo acquisire. Questo è chiaro, mi sembra evidente, lo rende assolutamente inusabile per situazioni di velocità. Quindi per quanto mi riguarda, un giornalista di cronaca piuttosto che un documentarista che deve fare un lavoro in cui va a fare anche delle interviste in velocità o deve acquisire dei suoni in velocità, per quanto può essere discreto un oggettino così piccolo, comunque rischia di avere danni gravi al suo risultato, perché rischia di perdersi i primi 10 secondi, 15 secondi del suo suono. Questo lo rende sostanzialmente inadatto a documentaristi, inadatto a giornalisti, per quanto credo nasca proprio per questo. E mi dispiace dirlo, perché comunque chi lo ha inventato è proprio un videomaker documentarista, quindi avrebbe dovuto avere questa accortezza. Per carità, l'autogain perfetto, va bene, il calcolo è onestissimo, però il calcolo deve essere un'opzione da inserire per il noise cancelling. Credo che sia per il noise cancelling, non ho trovato riscontri a riguardo. Però ora vi lascio un audio registrato dove potete percepire questo sibilo, questo metallico sulle alte frequenze e questa poca uniformità sulle basse frequenze. Questo probabilmente è dato da come non solo alla preamplificazione, perché chiaramente digitale, ma secondo me anche da un problema legato al noise cancelling di questo cosino qua, che deve avere per forza di cose, perché sennò qui dentro entrerebbe il caos più totale, essendo utilizzato anche in situazioni estreme tipo neve, tipo buttarsi col paracadute e parlarne, capito, cose così. Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque. Zacinto mia, che te specchi all'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere. Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque. Zacinto mia, che te specchi all'onde del greco mar, da cui vergine nacque Venere. Altri contro di cui parlare sono intanto l'impossibilità totale di trovare i file sul proprio telefonino, di provare a sentire i file, di accedere all'Instamic attraverso il telefonino e di poter quindi leggere e controllare direttamente subito sul cellulare il file registrato. Bisogna armarsi santa pazienza, collegarlo a un computer e scaricarlo. A volte l'app su Android, su iPhone non ha mai dato questi problemi, però su Android a volte l'app fa finta di registrare, registri, pensi tu di aver registrato, ma non registri assolutamente niente. È vero, è possibile usarlo ed è bello il fatto che in automatico standalone abbia un bitrate alto professionale di 24 bit, ma è un po' tedioso, nel senso bisogna accenderlo, aspettare che sia calibrato. Quando si vede che questi tre LED qui davanti, si accende premendo l'unico pulsante che c'è, tenendolo premuto. Quando
dopo che lampeggia, col vicino che grida nel frattempo, impazzisce un po' ed è pronto per registrare. Ora però c'è un problema. Io vado in registrazione. Vado in registrazione e lo avvicino, vediamo. Vado in registrazione e questo cosino dovrebbe iniziare a lampeggiare. Sì, lampeggia. Prova microfonico, prova Instagram, prova Instamic. Perfetto. Poi si interrompe la registrazione. Ok. Bene. Ora lo voglio spegnere. Lo tengo premuto. E in teoria si è spento. Però no, si riaccende. Io veramente da un anno ancora non sono riuscito a spegnerlo una volta con il pulsante. Cioè, è un anno che ce l'abbiamo, non ho ancora capito come si spegne. Cioè, ho capito come si fa, cioè ho letto, so come si fa, ma non si fa, non riesco a spegnere. Ma lo lascio acceso da un anno? No, tramite l'app lo colleghi e spegni il dispositivo. Cioè non può essere, è troppo complicato. In conclusione, mi sento di consigliarlo? No, purtroppo no, è una spesa comunque che si può affrontare. Prendete con le pinze quello che vi dico, ragazzi, perché purtroppo questo è un parere molto personale. Lo trovo assolutamente scomodo questo oggetto. Infatti è la prima volta che non vi lascio il link in descrizione, perché per una questione di onestà intellettuale non mi sento di consigliarlo dopo tutti questi contro che ho fatto vedere. È qualcosa che è migliorata con comunque tantissimo, un prodotto che è migliorato tantissimo con gli aggiornamenti, però di firmware, però ancora ha tanta strada da fare secondo me. Forse ne usciranno altre versioni migliorate, non lo so, spero, me lo auguro, sono pronto, se mi dovessero contattare, a dare spiegazioni anche più precise su quelle che sono le mie esigenze come videomaker. Io nasco come fonico, chi mi segue mi conosce, quindi ho delle esigenze audio abbastanza impegnative, mi rendo conto, però in linea di massima per un uso multimediale, di produzione multimediale, social, o comunque per un uso non documentaristico, secondo me non è adatto un uso documentario. Per quanto è comodo, ci sono alternative a questo, non è assolutamente adatto ad uso giornalistico e documentaristico. Cioè no ragazzi, purtroppo non è assolutamente un prodotto che mi sento di consigliarvi per quello scopo. Se lo volete usare per registrarvi le vostre recensioni su YouTube, i vostri video su YouTube, sui social e quant'altro, potrebbe essere interessante. Fare delle live potrebbe essere interessante, con le limitazioni delle cuffie, ricordiamocelo. Però non più di quello, non acquistatelo se dovete fare eventi, non acquistatelo se dovete fare documentari, non acquistatelo se dovete fare matrimoni, non acquistatelo se dovete fare giornalismo. Acquistatelo solo se dovete fare sport estremi o social, lavori social. Spegniamo. Non so se l'ho spento. Se questa recensione del Instamic vi è piaciuta, la reputate utile, fatela vedere ad amici e parenti in tutto il globo terraqueo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non lo avete ancora fatto, lasciate un commento, un insulto, qualsiasi tipo di cosa, un mi piace, un non mi piace, datemi un segno di vita, aiutatemi a far crescere sempre più questo canale portando sempre nuovi contenuti. Noi ci vediamo, a proposito di nuovi contenuti, giovedì prossimo con un nuovo Monkey Tech. Ciao, cipollini.